Allora, amici di YouTube e Instagram, buon pomeriggio a tutti quanti, qua sempre seccati dal mare. Ieri Ferragosto, avete mangiato, bevuto ovviamente, quindi ancora auguri per l'estate, innanzitutto perché noi qua siamo, come dire, io sono una persona vera, non sono uno youtuber serio che fa video da 18.000 visual, dove non va neanche in vacanza, che si è rintanato nella cameretta, va a parlare di summer, di queste stronzate qua, no, perché voi, giusto per... Oppure uno che vi dice tutta la verità su summer. Quindi, prima di tutto, volevo commentare ste... Purtroppo la voce che è vera, summer si è saltato, ma io me l'aspettavo, perché comunque, parliamoci chiaro, se no, se l'Inter... Anzi, se l'agente di Samardzic e il ragazzo sottostavano alle cifre che aveva imposto l'Inter, si faceva ben prima l'affare. Non di certo aspettare una settimana, fa le visite, poi il ragazzo torna a Udine. Io appena ho sentito che Samardzic era tornato a Udine, avevo già capito che l'affare non si sarebbe fatto, perché era plateale, nel senso che se tu mi rimandi un giocatore a Udine vuol dire che è finita da solo. Io però sinceramente voglio dire una cosa, ovviamente tutte le cagate che si sono sentite, Zhang di qua, ah, non ha soldi, ma è colpa di Zhang, società di merda, vergogna, affanculo, Zhang di qua, a destra e a sinistra, quando in realtà, cioè parliamoci chiaro, gli affari non saltano per 300.000 euro di commissione, gli affari saltano perché il padre di quello, di Samardzic, voleva alzare l'ingaggio da 1.500.000 che avrebbe firmato a 2.300.000 euro, ma anche di più. Più altri bonus, più la commissione per il padre. Quindi parliamoci chiaro, questa era un'estorsione. Cioè, che cazzo stiamo parlando? Questo ha alzato tutti i bonus per poi metterlo nel culo all'Inter, perché alla fine è questo che... Perché quando si fa un affare e c'era la procuratrice, la Pimenta, che aveva limato tutti i dettagli quando hanno fatto l'accordo, no? Dopo è subentrato il padre, ok, a rompere i coglioni, alzare la posta in palio. Successivamente, ieri, cosa è successo? Si è messo dentro un altro agente a rompere il cazzo, Perché è quello, Quindi cosa vogliamo fare? Stiamo qua a fare i tiri a molle, i ricatti, come la moglie di Cinocchio, come la madre di quello che fa i riti voodoo. Noi cosa siamo? Siamo diventati una società che cede i ricatti dei familiari? No, perché vorrei sentire anche Tristoni, perché dicono che secondo noi, perché la società l'ha presa male, ha sbagliato, ma rotto, di qualche cazzo ha sbagliato. Noi siamo mica come il Milan, che ci facciamo mettere a 90, che ci facciamo i ricatti, che se vuoi Donnarumma devi prendere pure il fratello, ma stiamo scherzando qua. Ha fatto bene l'Inter, ripeto, il ragazzo evidentemente non voleva firmare, perché parliamoci chiaro, sennò diceva al padre non rompere i coglioni, firmo io, mi dai 300.000 euro a me quando finisce la trattativa e siamo a posto, no? Quindi di che cazzo parliamo? Anche il figlio non voleva firmare, parliamoci chiaro, stop. Quindi, bene così, sono contento, perché uno che ha iniziato a rompere le palle già prima di firmare questo qua, ma ci rendiamo conto che cosa? E poi sento questi, ah, che società di merda, cioè lui che è merda, lui che è padre di merda, non che società di merda l'Inter, vabbè dai, poi anche questi che veramente decidono di far comandare dalla moglie, dal padre, questi ci sono grandi uomini pieni di miliardi, però poi alla fine chi decide i loro ingaggi, i padri, le madri, le mogli, veramente io no ai fantocci, no a questa gente qua, perché veramente sono dei falliti, sono questi qua, quindi meglio che non l'abbiamo preso, che ci siamo tolti una grana dai coglioni veramente, perché questo qua già per come è iniziato, guarda, meglio che non l'abbiamo preso. Quindi Sensi tutta la vita, rimarrà Sensi. Certo, il centrocampo è un po' fragile, perché comunque Samardzic ci voleva. Infatti a me dispiace che non arrivi, a me dispiace tanto, perché comunque fisicamente era forte, tecnicamente avrebbe alzato gol e classe al centrocampo. Però cosa devi fare se non si è trovata una soluzione? Meglio così. Se questo rompe i coglioni, meglio così. Il padre, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? E devo sentire pure società di merda, cioè. Ma ringraziate Zhang che non l'ha preso questo qua, mamma mia ragazzi. Certo, mi dispiace, perché se guardiamo il campo era sicuramente un grandissimo rinforzo, ma cosa devi fare?
quindi terremo Sensi, che comunque se sta bene Sensi è il centrocampista più forte d'Europa, questo non lo dico io, lo dicono i numeri, lo dice il campo, perché Sensi è il calcio. Quindi niente, adesso vedremo, però tutto sommato dai. Adesso Arnautovic a Milano, ha firmato oggi, visite mediche tutto oggi, adesso arriverà anche l'ufficialità. Ieri ufficializzato Carlos Augusto come regalo di Ferragosto. E niente, quindi mi sa che l'acquisto di Carlos Augusto sta passando un po' in sordina, perché abbiamo preso un grandissimo esterno, un laterale che ha gamba, ha corsa, ha tanti gol e assist. Sicuramente un rinforzo rispetto a Gosens, che con tutto il rispetto, tutto il bene che gli voglio, è venuto nel momento sbagliato, ma ringrazio Gosens per comunque per il video, il post saluto che ha fatto, molto molto toccante, soprattutto uomo vero che ha detto la verità ed è stato sincero, quindi questo verrà sempre riconosciuto. Però Carlos Augusto è un grandissimo rinforzo che sta passando un po' in sordina secondo me. E poi per quanto riguarda Arnautovic, sento schifo in giro, mamma che abbiamo comprato di qua, questo un vecchio di merda di qua, a destra e a sinistra. Cioè, allora, uno può anche non piacervi, però rompere i coglioni già appena arriva un Cristiano all'Inter, cioè, sono cose che fanno i gobbi, che fanno i milanisti, che fanno i napoletani. Cioè, nel senso, di cosa parliamo? Arriva Arnautovic, si sostiene Arnautovic, arriva Sansone, ad esempio, si sostiene Sansone. Arriva Barrow, si sostiene Barrow, cioè, che cazzo me ne frega. Arriva non lo so, Quagliarella 50 anni con la sclerosi multipla, si sostiene Quagliarella. Cioè non vedo sto schifo qua che sento da questi qua in giro che parlano addirittura, che loro sono più interisti di altri perché sanno ribellarsi alla proprietà. Ma andate a cagare, ma andate a cagare. Voi dovreste dire grazie Zan che non ha preso questo. Ma di cosa parliamo? Io faccio sempre l'esempio della televisione, ma se voi andate al MediaWorld, comprate 700 euro di televisione, e pagate 20 euro il montatore, cos'è? Appena il montatore arriva a casa vi dice che al posto di 20 costa 90 la montatura. Lo prendete lo stesso il televisore o no? Domanda. Io non lo prendo. Poi non lo so, se voi lo prendete, che cazzi vostri, fatevi inculare. E ha fatto bene. Poi addirittura mi hanno detto, ho sentito quelle di certe cose che mi hanno detto, no, però la società, anzi la dirigenza, si è dimostrata molle, e se avesse accettato le condizioni dell'Udinese l'Inter ne usciva meglio. L'Inter ne usciva di merda e ne è uscita meglio non prendendolo, perché tu devi far capire che la parola della dirigenza vale l'accordo fatto tra Marotta e la famiglia Pozzo. Non è che questo si mette in mezzo e alza la posta in palio e allora l'Inter doveva mettersi a 90 per il padre di questo qua che è uscito dal campo che coltivava i pomodori in Serbia, questo qua. Ma di che cazzo parliamo? Ha fatto bene l'Inter a non stare alle regole di questi qua. Ha fatto bene l'Inter, ma stiamo scherzando? Ma cos'è? Ci mettiamo a fare i ricatti qua? Ma dai, ma per piacere, dai. Ma per cosa devo sentire? Poi sento questi che mi dicono no, ma ne esce male l'Inter. Ne esce bene l'Inter. Ne esce molto bene l'Inter. Ne esce benissimo l'Inter, altro che. Ma di che cazzo parliamo? Devi far capire che se vuoi trattare con l'Inter devi andare duro, non alzo i soldi, perché sennò se l'Inter avesse accettato l'offerta lì da 1,5 milioni e da 2,3 milioni, allora tutti andavano lì e poi dopo alzavano i soldi, cos'è? Allora cos'è? Natale? Cos'è? Santa Claus l'Inter? Ma dai, ma perché c'è? Cos'è? Babbo Natale? Ma dai, andiamo a cagare, andate tutti a cagare, va. Chi dice, chi veramente, chi continua a criticare la dirigenza e la proprietà dell'Inter perché non è arrivato Samardžić, ma posso dire una cosa, è peggio del padre di Samardžić. Voi dovreste dire grazie Zan che non hai preso questo, altro che questo che, ma poi vabbè, oh, forte sarà forte, ma ragazzi, ma questo chi è? Neymar? Ma chi è? Che arriva, vuole, cioè 1,5 milioni non basta, vuole 2 milioni, ma dove si è mai vista una cosa del genere? Questo faceva la panchina all'Udinese, perché di Dio, fortissimo, a me piace, non sono qua a negare, non sono qua a sputare nel piatto in cui hai mangiato, ma addirittura, ma sta gente qua, ma chi si crede di essere? Ma basta, con procuratori, padri, questi qui che alzano il valore dei figli, ma dove cazzo siamo? Il padre fino a ieri era a coltivare i pomodori in Serbia, ragazzi, ma di cosa parliamo? Ma di cosa parliamo? Se vuoi venire all'Inter, la devi volere l'Inter, firmi a 1,5 milioni, se no ti levi dal cazzo, forza Inter, e se no tornatene all'Udinese, vai al West Ham dove ti vogliono, e noi ci teniamo Stefanino Sensi che è il calcio, ciao ragazzi, forza Inter.